Estate, il periodo più bello per usare i pastelli ad olio. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Come state in piena estate? Io benissimo, come vedete, sempre più abbronzata, ma non vi mollo ragazzi, non vi mollo. Vi ricordo infatti che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, Il ricettario dell'arte e Il grande libro del colore. Due libri che trattano due argomenti bellissimi. In questo una serie di ricette, tantissime, veramente molte, per crearsi da soli i prodotti di belle arti con una resa magnifica. E questo è il libro che vi svelerà tutto sul colore, anche la composizione cromatica dei colori, quindi potrete farvi tutte le tinte da soli. In più potrete imparare ad usare consapevolmente il colore e a non esserne vittime. Quindi comprateli, mi raccomando, e fatemi sapere il vostro giudizio, il vostro feedback, come dicono quelli moderni. Ma come vi dicevo nell'intro, non c'è stagione migliore di questa per utilizzare i pastelli ad olio, perché si ammorbidiscono, diventano cremosi, scioglievoli e quindi vengono fuori delle mestiche colorate che inondano di felicità i vostri lavori. Non ci credete? Allora spostiamoci di là e andiamo a creare insieme un campo di margherite. Quello che faremo oggi saranno due margherite. Cominciamo subito, ok? Senza perderci in chiacchiere. Immettiamo subito del nero, del grigio, scusate, vabbè, cominciamo bene, del grigio. Prendo il nero e aggiungo. Allora, voi mi dite che molti dei vostri colori non riescono a fare questa sovrapposizione. È possibile? Beh, non riescono a sfumare col dito. Strana questa cosa, perché di solito i primi due strati, quando ancora il tutto non è super saturo, dovrebbe prenderli. Possibile. Scaldate la tavoletta con un po' di phon, vedete se riuscite. Ma sentite l'attrito che faccio, vedete come viene bello compatto? Se non c'è questo, non è difficile, no? Adesso guardate, prendo un grigio. E guardate. Spalmo con la spatolina. E metto, voi direte, un po' a caso questi colori. Non sono proprio a caso, sono in prossimità della sezione aurea. Vedete che bell'effetto? Un effetto super immediato, bellissimo. Tra l'altro questi colori della Pentel hanno una bella selezione cromatica. C'è questo yellow gray che è molto molto bello. Questo qui che è il verde, come lo chiama? Green, dark green. Faccio degli steli, delle... Ragazzi, queste cose dovete farle in assoluta libertà, ok? Non dovete stare troppo a pensare quando mettete questi colori di sfondo. Non c'è nulla di peggio di una cosa troppo ragionata. Ve l'ho detto oggi tra i commenti, quando... L'importante è che i gambi arrivino sempre nella parte inferiore. Quello è molto importante.
E adesso lasciamo asciugare. A questo punto i toni si sono leggermente attutiti, però non vi rimane più quasi nulla in mano. Momento per andare a mettere il secondo strato. Adesso e mettiamo le margherite e due e fissiamo. Voilà, questo è potente. Dopo aver immesso la prima mandata di giallo, il phon è la migliore cosa per asciugare ciò che c'è sotto e per poter immettere del nuovo. Prendo un giallo un po' più caldo e lo inserisco nella parte inferiore. Rossiccio, un po' di terra di siena. Ecco qui, e lo metto qui. Prendo uno sfumino e in queste zone un pochettino più addentro, più sottili, mi aiuto con lo sfumino. E adesso aggiungo i petali. Lo volete, Gabriele, comodamente a casa vostra per una settimana? Anche qui, vedete, dovete andare in maniera molto graffiata e molto poco studiata, va bene? Meno studiate sarete, meglio vi verranno. Bianco Stefano. Allora, si chiama white semplicemente, ma credo che sia bianco di titanio dalla coloritura che dà. State molto attenti quando fate queste cose e badate sempre a fermarvi al momento giusto. Com'è? Bello. Più bello dell'altro. Ecco. Sempre. Sì, sì, perché l'altro è più studiato, è vero. E poi il bello è che potete anche togliere, se avete fissato, quello che non volete, tipo qui, io questo lo voglio abbassare un po', mi basterà raschiare poco poco. È sempre bianco quello che ho usato? Sì, però si sporca, no? Si impiastriccia con gli altri colori. Bellissimo, bellissimo. Adesso metto un altro pochino di verdolino. Visto che bello il nostro campo di margherite, un po' scomposto, un po' sciolto, ma ci piace così, libero, felice, come la nostra estate. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e venitemi a trovare su tutti i miei social. Instagram, TikTok, Facebook, naturalmente sempre qui per un prossimo video creativo. Vi aspetto anche ai corsi di Arte per Te che cominceranno dal 15 settembre, quindi vi lascio in info box il video in cui vi racconto tutto dei corsi e tutte le modalità per iscrivervi. Io vi do appuntamento sempre qua con un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta. Ciao!